Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video, un Get Ready With Me, nel quale chiacchiero con voi mentre mi preparo. Ogni volta che registro, che provo a registrare, c'è qualche rumore, però vabbè. Allora, oggi mi voglio truccare appunto con voi, soprattutto sfruttando finalmente in modo ufficiale la mia nuova palette di... L'ho detto bene? L'ho detto bene? Ho detto palette o palette. Beh, comunque, a parte i miei problemi esistenziali, finalmente la Blood Sugar che mi ha regalato appunto il mio dolce Cree e mi ha fatto morire perché oggi mi ha mandato un audio, un vocale, nel quale mi diceva giustamente: ti ho regalato Blood Sugar perché ci sono delle tonalità che sicuramente non avresti comprato e che adesso finalmente puoi sfruttare. E infatti sono d'accordo, infatti sono questi colori. E oggi vedo un attimo come farli. Non vorrei in realtà fare un trucco coloratissimo, in realtà, anche se in effetti io non faccio trucchi coloratissimi, però voglio un attimo tentare la suerte. Vabbè, adesso vedrete le clip dell'extension. Vabbè, fa niente. Comunque so che vi dà fastidio che mi metto il fondotinta con le mani, ma mi sono dimenticata che vi dà fastidio, quindi lo sto facendo, sopportate. Comunque vi prego, scrivetemi qua sotto nei commenti hashtag Chiara non te scordà, perché non me devo scordare di lavare i pennelli, perché ne ho un boato io di pennelli, ma veramente tantissimi, e devo assolutamente lavarli, perché sennò non li posso usare. Certo che non so veramente come alcune riescano a farsi le sopracciglia prima di finirsi il trucco occhi. Cioè io adesso devo sfumare tutto, no? Come cacchio farei senza le sopracciglia, cioè con le sopracciglia fatte, senza lo spazio che ho adesso per fare? Cioè come cacchio farei? Io veramente, io ammiro chi si fa prima le sopracciglia del resto, perché io veramente non saprei, cioè non saprei come iniziare, da dove fare, come fare. No, scegli, a metto o a sacco. Confuso. Vi strozzate le palle, c'era come Crismi, no? Così figlio del maestro, i sacrifici. Le sopracciglia le faccio off camera un secondo. Comunque, dato che me l'avete chiesto, praticamente l'altro giorno vi spiego che cosa è successo praticamente e vi accenno una cosa che poi magari vi racconterò in un altro video. E allora, sono successe due cose. La prima appunto è che Lara non va più a scuola e le devo cambiare scuola adesso perché sono successe un paio di cose, quindi adesso, vabbè, adesso vi racconto. Cioè, vi racconterò in un altro video se vi va. Per quanto riguarda invece l'altra cosa è che mi avete chiesto appunto voi è come mai l'altro giorno appunto ho detto che avevo avuto un'allergia, cioè una reazione allergica, che cosa sono allergica, molte erano curiose insomma di sapere che cosa fosse successo e niente, praticamente non so nemmeno io che cosa sono allergica. Perché cioè so che ci sono alcune cose alle quali sono allergica, ma non erano presenti in casa. Quindi in realtà non si sa, però sì, confermo, mi sono svegliata l'altro giorno con gli occhi quasi fuori dalle orbite, gonfissimi e con dei problemi, diciamo, a respirare, mi sentivo tutta otturata, mi sentivo un po' strana, male, tutto quanto. Quindi sì, non è stato piacevole per niente, però è passato, dopo mi sono presa due pasticche di Bentelan, e cioè io quando ho delle crisi di questo tipo o prendo due pasticche di Bentelan o una da un... Allora, una è da 0,5, una da 1 grammo, milligrammo mi pare. Comunque, insomma, mi sono presa le mie due pasticchette, se no, altrimenti la cosa è troppo grave o se non passa, poi se no passo direttamente alla siringa. E vabbè, quello purtroppo mi capita molto spesso, infatti devo fare adesso ancora delle altre analisi per capire a che cacchio sono allergica.
Che poi la cosa bella è che Lara comunque anche ha dei problemi di allergie e roba varia, quindi devo capire un attimo, cioè fino ad adesso non ne ha avuti, non ha avuto SPA in questa casa ancora, però quando stavamo a casa dei miei sì, e anzi una cosa pure pericolosa ebbe, quindi insomma no, non è una cosa bella. Però sì, dobbiamo un attimo capire perché lei ha fatto già, ovviamente ho dato precedenza a Lara, le ho fatto fare tutte le analisi del sangue possibili e immaginabili per esami, appunto per capire a che cosa era allergica e non è risultato nulla, cioè non è uscito che non è allergica assolutamente a niente, quindi questa cosa non si è capita bene. E io e Idem avevo fatto degli esami un po' più blandi, non, cioè sono uscite le due o tre cose che già sapevo, quindi adesso dobbiamo comunque rifarle tutto quanto. In cerca di un illuminante fatto per bene, ho messo gli occhi su quello di Becca più champagnino, tipo questo, perché io adesso ne ho uno di Becca che è tipo sul bianco perla rosa viola e non va bene con il mio incarnato, non per tutti i giorni perlomeno, se voglio fare una cosa particolare pure, ma non va benissimo, quindi adesso devo trovarne un altro che sia leggermente più adatto. Adesso ve lo faccio vedere. Comunque questo, quello che intendo è questo che è meraviglioso. Adesso ve lo faccio vedere sulla mia mano. Allora, questa è la colorazione, che è proprio questo rosa. Non so se lo riuscite a vedere, eccolo, questo qua. Oddio, in telecamera e in fotocamera per adesso non rende zero, cioè rende proprio zero. Allora, questo è quello di Becca, come vi dicevo, sottotono freddo, chiaro, rosato, quasi lilla. Questo qui invece è quello che uso io, di NYX, questo qua. Oddio, forse col make-up di oggi ci sta pure, eh. Col make-up che ho fatto oggi, questo illuminante in realtà ci sta. Sì, in realtà col make-up di oggi ci sta tantissimo, ci sta da Dio. Ho usato parecchio sugli occhi, ho usato parecchio sulla bocca. Oggi ho usato, oggi volevo usare. Ovviamente ci andrò a fare la spesa perché siamo in un paese libero ed è giusto andare a fare la spesa così. Anche perché se la teoria dell'ingiusto make-up è giusta, vi cito la teoria del giusto make-up, una teoria che ho appena inventato. Nel momento nel quale esci di casa che sembri appena scappata di galera e sembra che decisamente ti serve una controllatina al cervello, allora incontrerai tutto il mondo. Se invece ti truccherai bene, puntuale, non incontrerai nessuno e potrebbe pure essere che ti salta la serata. Proprio il giorno nel quale eri una grande figa. True story, true story. Tutte le mattine che mi vesto bene ci sta nessuno. Tutte le mattine che mi vesto male ci stanno tutti. Tutti. Tipo quando mi ricrescono i peli sulle gambe, no? Cioè, ce l'ho perfette, lisce, limpide. Tutto a posto. Appena c'è quella ricrescitina che sembri tipo un grattugiacose, il tuo ragazzo cosa fa? Ciao amore! Tipo la mano è tutta insanguinata, no? Oggi pungo, non mi potevi accarezzare ieri che l'avevo appena fatti? Beh, penso che questa informazione vi abbia fatto piacere conoscerla. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Vi voglio un mondo di bene. Ciao!